E a tutte, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di alcuni dei miei progetti per l'estate. Quando parlerò di progetti, sono progetti che ho già portato a termine e ho già appunto raggiunto, mentre invece quando parlerò di obiettivi sto parlando di cose che vorrei puntare appunto raggiungere. Iniziamo con il primo progetto, quindi con una cosa che ho raggiunto, e si tratta di essere riuscita a visitare una città d'arte. Sto parlando di Firenze perché, come sapete, come dicevo nell'ultimo video, sono stata a Firenze ed è stato a dir poco stupefacente. Mentre entravo nei monumenti e li visitavo, ho provato emozioni indescrivibili e la cosa che mi ha colpito di più è stata la cupola del Brunelleschi a livello monumentale, perché una volta che si osserva il panorama di Firenze si vede proprio che la cupola rispetto ad altri monumenti ed è enorme e agli occhi fa uno strano effetto. Se si parla di Firenze da un punto di vista artistico, sicuramente ho amato profondamente il Museo degli Uffizi che sono andata a visitare, in cui c'erano tantissimi quadri che io tra l'altro conoscevo perché da piccola, come vi avevo accennato in uno dei miei vecchi video, facevo un metodo riabilitativo che comprendeva anche l'aspetto intellettivo e era compreso anche lo studio dell'arte e la conoscenza di vari quadri. Perciò ho avuto l'opportunità di conoscere di riconoscere vari quadri ed è stato davvero bello perché ho fatto la foto con la nascita di Venere, con la Primavera dei Botticelli, con il Duca, ad esempio, di Montefeltro, la Battaglia di Paolo Uccello e tantissimi altri quadri famosi che alla vista fanno un effetto particolare e ancora più emozionante rispetto che su pezzi di carta come lì. Su pezzi di carta stampata come li vedevo da piccola quando li studiavo. Il mio secondo progetto, di cui vado particolarmente fiera, che quindi ho realizzato e che ho realizzato in parte e che in parte è un progetto, in parte è un progetto e in parte è un obiettivo, perché si tratta di guardare insieme a mio papà una serie di film che, siccome mio papà non è una persona che ama particolarmente tirare fuori le proprie emozioni, mi piacerebbe mostrargli quanto è bello invece tirarle fuori. E non sto dicendo che lo voglio sforzare perché mio papà, come me, di natura è una persona sensibile, soltanto che credo che si vergogni a mostrare le sue emozioni. E io invece attraverso queste visioni di film voglio insegnargli, tra virgolette, che invece è una cosa che deve venire spontanea. E che è una cosa bella. E la mia parte di progetto sta nell'essere riuscita a fargli vedere un film che a me è piaciuto particolarmente ed anche lui, e sto parlando di Io prima di te. Non mi sarei sognata di fargli leggere il libro, ma di fargli vedere il film sì. Perché a differenza del libro, il film contiene, dà forse più risalto alle scene divertenti,
avendo però comunque anche un sottofondo triste come nella scena finale e all'inizio, però nel complesso il suo commento è stato che se lo aspettava più triste ed io desidero appunto che attraverso la visione di questi film lui diventi una persona che esprime le sue emozioni un po' più facilmente e con più naturalezza, diciamo. Un altro obiettivo che mi sono posta è quello di stare con le persone a cui voglio bene. L'estate, avendo più libertà, è un buon momento, secondo me, per stare con le persone a cui si vuole bene e per confrontarsi con loro. E io ce la sto facendo, mi sto ritagliando momenti per stare con le persone a cui voglio bene e che chi mi segue su Instagram lo sa già, qualche giorno fa. Una mia amica, che è molto legata a me, per ricordare che saremo sempre vicini anche durante l'estate, mi ha portato questi fazzolettini Verde Speranza, appunto, perché a noi piacciono molto le citazioni in cui si parla di speranza. Chi ha visto la foto su Instagram lo sa, e perché appunto avevo pubblicato la foto anche di altri regali che lei mi aveva fatto ed è stata veramente tanto dolce. Un altro obiettivo che mi sono posta è quello di leggere, perché sapete che a me piace sia d'estate che d'inverno. Ho finito da poco di leggere Mille splendidi soli, un libro dello stesso autore del famoso libro Il cacciatore di aquiloni, e devo dire che Mille splendidi soli è ancora più bello. E come il cacciatore di aquiloni ha una forte carica emotiva e un sottofondo triste, come appunto i libri che io amo perché lasciano delle emozioni e secondo me aiutano davvero tanto a sviluppare un valore che secondo me è magico e sto parlando dell'empatia. Un altro obiettivo che mi sono posta è quello di ascoltare tanta musica, cosa che come leggera faccio anche l'inverno. Però c'è da dire che d'estate ascolto musica principalmente più allegra, come ad esempio brani di Baby K, Voglio ballare con te. E però devo dire che divido il mio ascolto della musica in due parti, ovvero il momento allegro che di solito attuo la mattina per caricarmi, per vivere al meglio ogni giornata, e la sera in cui preferisco vivere un momento più riflessivo accompagnato dalla musica. E allora, per la musica serale, spesso scelgo quella di Alex e Sierra, che non avevo mai sentito prima, però che mi ha colpito subito dalla prima volta in cui l'ho ascoltata, e sto parlando di una canzone che si intitola Little Do You Know. Se non la conoscete, vi consiglio di andare ad ascoltare perché è veramente emozionante e anche Voglio ballare con te, che è molto energica, molto estiva, l'idea proprio del tormento dell'estate. Sicuramente un altro obiettivo che ho è andare in piscina, perché andare in piscina
nonostante io sia quasi sempre felice d'estate, mi aiuta a evadere molte volte da quei pensieri che anche d'estate a volte invadono la mia mente, che quindi sono negativi. E un altro obiettivo che mi sono posta è andare in vacanza, perché a me viaggiare piace, viaggiare mi fa sentire libera e soprattutto viaggiare è la ricompensa che penso ognuno di noi debba avere d'estate per essersi impegnato a scuola dei lunghi 9 mesi. È un po' la ricompensa che tutti dovrebbero avere dopo la scuola, perché se si viaggia e se soprattutto si va in città d'arte come ho fatto io, vi assicuro che sono ricompense davvero grandi, e se i vostri genitori vi ci portano dovete essergliene grati. Un altro ed ultimo obiettivo che mi sono posta è quello di pensare meno. Io, essendo una persona molto sensibile, a volte mi capita di pensare troppo. Il problema è che spesso la preoccupazione, il pensiero si trasforma in una preoccupazione, e pensando troppo a volte mi capita di farmi carico delle preoccupazioni degli altri che non appartengono appunto a me, avendo appunto molta molta empatia. Vi assicuro che a volte mi viene da pensare ad esempio alle persone che in questo periodo devono affrontare l'esame di maturità. E mi viene spontaneo pensare al futuro, a quando la dovrò affrontare anch'io, che è una preoccupazione veramente insensata, perché secondo me per essere felici bisogna davvero vivere nel presente, se no altrimenti non ci si salta più fuori. E detto questo, davvero tanti tanti auguri a chi deve affrontare la maturità o vari esami come gli esami di terza media. Io, nonostante non debba farla, sappiate che vi penso. E niente, questo era il video sui miei progetti / obiettivi per l'estate. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!